Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha preso atto dei dati statistici sulla criminalità in Umbria nel triennio dal 2011 al 2013. Nel corso del triennio 2011-2013 l'aumento delle segnalazioni all'autorità giudiziaria è totalmente ascrivibile a cittadini europei, con dati che quindi descrivono una realtà criminale ben diversa da quella dipinta dai media nazionali e percepita da alcune fasce della popolazione. Così il presidente della prima commissione, Oliviero Dottorini, ha introdotto la relazione sui dati statistici della criminalità in Umbria nel triennio 2011-2013, di cui l'Assemblea legislativa ha preso atto. Dal rapporto emergerebbe un aumento dei reati contro il patrimonio sia da parte di cittadini extracomunitari che da parte di europei e italiani. Relativamente ai reati segnalati all'autorità giudiziaria riguardanti la legislazione sugli stupefacenti, il 63% di essi è ascrivibile a cittadini non europei. Gli europei, e presumibilmente in massima parte gli italiani, rappresentano la maggioranza delle segnalazioni all'autorità giudiziaria, 72%, mentre i non europei rappresentano il restante 28%. Nel periodo 2011-2013 il totale dei reati denunciati ha seguito un trend crescente pari al 4,16%, passando da 35.666 a 37.151 reati denunciati, con un netto aumento nel 2012 e una fase stabile nel 2013. L'1% dei reati denunciati è rappresentato dalla violazione della legislazione sugli stupefacenti. Questa tipologia di reati risulta in costante calo nel triennio in esame, con 603 denunce nel 2011, 607 nel 2012 e 550 nel 2013, con una diminuzione totale del 9% rispetto al triennio precedente. Infine, secondo la relazione annuale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, relativa al 2013, ci sono stati in Umbria 292 operazioni antidroga che rappresentano l'1,34% del totale effettuato in Italia, un dato in linea con il rapporto tra dimensione demografica della regione e quella del paese. I sequestri di stupefacenti risultano più contenuti e pari allo 0,21% sul totale di quelli effettuati in Italia. La Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia, gremita di studenti delle scuole superiori dell'Umbria per un incontro promosso dalla Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni criminali e tossicodipendenze, presieduta dal consigliere Paolo Brutti, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Mafia e droga, il tema affrontato. Presenti il prefetto di Perugia, Antonella De Miro, e la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi. Promosso dal presidente della Commissione d'inchiesta regionale sui fenomeni di criminalità e tossicodipendenze, Paolo Brutti, si è svolto a Perugia un incontro con oltre 200 studenti dal titolo Mafia e droga, allarmi in Umbria, al quale ha partecipato la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, che dopo aver invitato i giovani ad essere in prima linea nel combattere tutte le mafie, ha puntato il dito sulla classe politica, auspicando maggiore fermezza e moralità. Sono intervenuti anche il prefetto di Perugia, Antonella De Miro, il dirigente scolastico regionale Domenico Petruzzo e Fabrizio Ricci per l'Osservatorio regionale antimafia e tossicodipendenze. L'Umbria è terra di infiltrazione e non ancora di insediamento. E l'attenzione che il Consiglio regionale, che le istituzioni hanno nei confronti di questo innegabile fenomeno ci dovrebbe rassicurare sulla possibilità di tenere lontane le mafie, almeno attraverso la forma del radicamento che hanno realizzato in altre parti d'Italia, come la Lombardia, la Liguria, il Piemonte. Però certamente la situazione già ha segnali già preoccupanti adesso, soprattutto nel tessuto economico. In tempo di crisi gli unici che hanno i soldi sono i poteri criminali e li riciclano, magari creando anche convenienze con gli imprenditori, i quali non si sentono neanche violentati, anzi magari si sentono aiutati. Peccato che poi questo crea una situazione dalla quale nessuno poi si libera di fatto. E l'altro aspetto estremamente preoccupante è quello del rapporto delle mafie tra di loro per lo spaccio della droga. Sappiamo bene che Perugia e l'Umbria da questo punto di vista sono un vero mercato
che crea allarme soprattutto per le giovani generazioni. Quindi bene che questa mattina insieme alle istituzioni ci siano le scuole, ed è necessario non negarli questi fenomeni, conoscerli, tenere alta l'attenzione, reagire, perché le mafie si possono fermare oltre che con i tribunali e le forze di polizia, soprattutto con una cultura della legalità e con una voglia di reagire. Non ci sarà crescita in questo paese, non ci sarà in Europa la crescita se non terremo lontana la corruzione e la criminalità. Il prefetto Antonella De Miro ha ricordato i risultati conseguiti dalle forze dell'ordine che hanno intensificato la propria azione di contrasto alla criminalità organizzata e ha detto che servono azioni condivise anche da istituzioni, scuole e strutture sanitarie. Rivolgendosi ai ragazzi, ha sottolineato che la droga non fa solo male alla salute ma alimenta l'economia criminale e distrugge quella sana e ha aggiunto, riscuotendo l'applauso degli studenti, di non dimenticare Giuseppe Di Matteo, il bambino siciliano tenuto prigioniero per 2 anni e poi sciolto nell'acido, mentre i mafiosi che lo detenevano erano intenti a cenare. Non dimenticate nemmeno, ha detto loro, i 43 studenti messicani rapiti e consegnati alle organizzazioni di narcotrafficanti. Avevano la sola colpa di voler crescere liberi e in democrazia. Prendete coscienza di ciò che c'è dietro la criminalità organizzata. Fabrizio Ricci, dell'Osservatorio regionale antimafia e tossicodipendenze, ha fatto riferimento al dossier da lui stesso curato, dal titolo La droga in Umbria, un lavoro datato 2013, edito da Libera, su input e in collaborazione con la Regione Umbria. Il mercato della droga in Umbria, ha detto, vale 90 milioni di euro ogni anno, quello specifico dell'eroina 34 milioni. Da tutti i relatori, compreso il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Eros Brega, è partito un monito agli studenti. Non si può essere contro la mafia, ha detto, e poi finanziarla con lo sballo del sabato sera. Il presidente Brutti ha illustrato il lavoro d'inchiesta portato avanti dalla commissione consiliare nell'ultimo triennio e si è detto soddisfatto perché la presidente Bindi si è impegnata ad organizzare nel prossimo mese di febbraio una conferenza nazionale di tutte le commissioni regionali antimafia. Il problema dell'infiltrazione della mafia e della criminalità organizzata in Umbria è un problema vero, un problema serio, e che non sono ammesse sottovalutazioni. Credo che da questo punto di vista siamo un po' uno spartiacque tra un periodo in cui si pensava che queste cose appartenessero a un altro mondo e invece adesso sappiamo che abbiamo il nemico in casa. E dimostra anche, voglio dire, una vitalità del Consiglio regionale, perché tutto questo nasce da un'intuizione del Consiglio regionale, nasce dall'idea che il Consiglio regionale si è fatto in una certa fase, che bisognava vedere di trasformare le notizie dei giornali e la sporadicità di alcune cose che erano accadute in un'analisi, una valutazione per vedere se c'era un quadro, se tutto quello che si sentiva dire rappresentava un quadro. Noi siamo riusciti a dipingere questo quadro e lo consegniamo a quelli che domani porteranno avanti ancora questo lavoro. Io mi auguro che anche nella prossima consiliatura si senta l'esigenza di tenere aperto questo canale di comunicazione con la società civile, perché avete visto stamattina, i giovani sono anche proprio golosi, vogliono sentire queste, vogliono capire, magari criticano anche, ma vogliono dati di fatto, vogliono capire per poter ragionare con la loro testa. Noi glieli abbiamo dati, speriamo che in futuro altri si impegnino più di noi o come noi per seguitare su questa operazione. Parere favorevole della terza commissione consiliare al regolamento attuativo della legge 16 dello scorso anno, norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto. La terza commissione consiliare ha dato parere favorevole al regolamento di attuazione della legge 16, norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto, riguardante lo svolgimento di attività in quota nell'ambito dell'edilizia. Voto contrario del consigliere Nevi, che in precedenza aveva presentato una proposta non accolta di ulteriore semplificazione degli adempimenti, che giudica eccessivi e troppo onerosi. Il regolamento riguarda tutte le attività in quota che si svolgono nel campo dell'edilizia con l'obiettivo di tutelare sia il lavoratore che il committente, facendo in modo che nel momento in cui si opera sulle coperture o su facciate particolari di un edificio come quelle continue, ventilate o ampiamente finestrate, siano stabilite a monte le modalità con cui eseguire gli interventi e sia stabilita una procedura unica di affidamento da parte del committente privato all'impresa o al lavoratore autonomo che
sale in quota. Il lavoratore deve essere informato dal committente sullo stato dei luoghi e deve risultare formato sui dispositivi in uso per prevenire la caduta. Il committente deve informare e avere un'attestazione dalla quale risulti che abbia provveduto a quanto doveva. L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la modifica alla legge regionale 14, disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali, che aumenta i periodi nei quali è possibile svolgere i referendum. Grazie a questa modifica sarà quindi possibile svolgere consultazioni referendarie in ogni periodo dell'anno, esclusi quelli, 6 mesi prima e dopo, in cui sono indette elezioni regionali, oppure votazioni amministrative che interessino oltre il 50% dei comuni umbri. Riconsegnate a Palazzo Cesaroni le opere restaurate dell'artista perugino Spiridione Mariotti, di proprietà dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Alla fine dei lavori di restauro sono state riconsegnate all'Assemblea Legislativa dell'Umbria le opere dell'artista perugino Carlo Spiridione Mariotti. L'intervento sui 70 taccuini contenenti 2.545 disegni è stato autorizzato dalla Soprintendenza per i beni storici e artistici dell'Umbria, è durato 6 mesi ed è stato realizzato dalla Società Cooperativa Beni Culturali di Spoleto. Le opere, ha spiegato la restauratrice Irene Maturi della COBEC, sono state interessate da un lavoro di restauro conservativo e microinvasivo. L'obiettivo è stato quello di impattare il meno possibile con l'opera originale grazie ad una ripulitura approfondita dei disegni eseguiti con varie tecniche e un consolidamento del supporto cartaceo che ha tenuto conto delle evidenze storiche. Inoltre sono stati realizzati contenitori conservativi condizionati e una bacheca blindata per l'immagazzinamento climatizzato dei taccuini che ha un vano per l'esposizione sempre blindato. Le opere della collezione Mariotti, di proprietà dell'Assemblea, sono esposte nella Bibliomediateca di Palazzo Cesaroni. I disegni in esposizione ruoteranno ogni 2 mesi. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e su YouTube. Grazie per l'attenzione, arrivederci.